chilometro. Nessuno dei due vuole tirare, sono sempre abbastanza incerti, no? Se tira tu perché voglio vincere. A un certo punto si è visto, lei che sembra un chilometro e mezzo dall'arrivo in pianura, che parla, a un certo punto si mette davanti a tirare. Stavo pensando, ho detto ma come mai tira? Noi abbiamo fatto in primi piedi. Lo vediamo, è una tappa decisamente ondulata nella prima parte, pianeggiante in quella che sarà la parte invece finale, una finale. Ritorniamo a vedere magari l'altimetria per andare a puntare anche lo sguardo, ecco. Eccoli qua. Sui due li vedete, GPM li vedete qua e un po' più qua, e con la S invece i due traguardi volanti. I traguardi volanti in ogni tappa del giro da regolamento sono sempre due. Con voi arriva anche la nostra Miss Nicola, che va innanzitutto a consegnarvi quello che è il lavaro, la bandiera, quindi, che va a sancire questa unione, questa giornata sportiva, questo abbraccio sportivo. Quinta tappa, 10 maggio 2023, lo dico per chi magari è un po' più lontano rispetto a noi, non riesce a leggere. Tappa ovviamente a Tripalda, Salerno. Questo sarà, credo, un bellissimo ricordo da aggiungere alle emozioni che andremo a vivere. Quindi nel ringraziare voi tutti, le autorità e tutti coloro che effettivamente lavorando con voi hanno avuto modo di essere protagonisti, lo saranno anche in questa giornata. Io mi rivolgo a lei, primo cittadino, a Tripalda, che credo abbia risposto nel migliore dei modi a quella che è stata la vostra chiamata. Sì, diciamo che buongiorno a tutti innanzitutto, peccato oggi in questa giornata bellissima che la pioggia ci stia accompagnando e quindi non ha contribuito a rendere ancora più spettacolare la giornata. La città ha risposto con entusiasmo perché l'amministrazione comunale, grazie all'impegno dell'amministrazione provinciale, ha subito compreso l'importanza di una partenza del Giro d'Italia. Voi rappresentate non solo uno spettacolo agonistico importantissimo per il ciclismo, il più importante d'Italia, tra i più importanti al mondo, ma sicuramente anche una vetrina per far conoscere i luoghi dell'Italia, le persone che abitano questa bellissima penisola. Noi allora ci abbiamo creduto e abbiamo trasmesso grande entusiasmo a tutti la comunità, a partire dai commercianti, perché siamo una cittadina a vocazione fortemente commerciale, passando per le associazioni sportive e non, si è creata una grande sinergia per cui ognuno ha fatto la sua parte e lo spettacolo è stato garantito. Presidente Buonopane, effettivamente grande visibilità per questa partenza, ma per tutta la provincia, che sarà davvero protagonista con questa corsa, con le immagini spettacolari che racconteranno della vostra località. Credo un ottimo mezzo anche di promozione turistica in tutto il mondo. Assolutamente sì, grazie a RCS Sport per aver accolto la richiesta della provincia di organizzare due tappe in provincia di Avellino. Buongiorno a tutti, ovviamente al sindaco, lo diceva, la comunità atrivaldese ha accolto in pieno quello che è lo spirito dell'evento, quindi organizzando una serie di attività collaterali, animando il territorio. Dicevo, RCS va ringraziata perché ha accolto quella richiesta della provincia, quindi di accendere il riflettore su una parte di territorio, quindi al di là della tappa di arrivo e di partenza, uno strumento straordinario per far conoscere le nostre bellezze paesaggistiche, culturali, storiche. Per la verità mi sono spinto avanti chiedendo al dottor Vegni già di immaginare per il prossimo anno ancora il passaggio al Giro d'Italia, e quindi vedremo se si potrà organizzare. Uno sforzo economico certamente, ma anche organizzativo, di questo devo ringraziare le forze dell'ordine, la questura, la prefettura, la guardia di finanza, i carabinieri, il mondo dell'associazionismo, diciamo, perché è un'organizzazione molto molto complessa, lo abbiamo toccato con mano soprattutto negli ultimi giorni. Una grande vetrina per il nostro territorio e anche questo promozione del territorio. Mi auguro che oggi ancora possa andare bene, così come è andata la tappa di ieri, e ovviamente l'augurio che ci si possa ritrovare ancora il prossimo anno. Chi cercherà di andare in fuga nel
solita la seconda maglia rosa, il norvegese non ci può fare oggi con voi. Insieme a me, ok, a Tripalda? Io ci conto, eh?